Benvenuti nel mio canale. La nostra serie, ogni episodio più emozionante e intrigante dell'altro. Siamo qui con il nuovo episodio di qualcuno che è diverso. Leila scopre finalmente che Nurai non è incinta. Nurai si difenderà dicendo che è ricorsa a questo metodo perché non voleva che Tahir divorziasse da lei. Leila si trova in una situazione inestricabile, da un lato la sua famiglia defraudata e, dall'altro, la sua separazione da Kenan. Kenan e Leila cercano la famiglia di Kenan, anche se inconsapevolmente. Ha visto che anche Idris era nella foto data da Kenan Musreff. Va da Leila per condividere queste informazioni. Ma Tahir licenzia Kenan, il che fa arrabbiare Leila. Leila sosterrà anche Tahir e licenzierà bruscamente Kenan. La signorina Nevin è molto turbata dal fatto che Kenan stia cercando sua madre. Ecco perché si suiciderà. Poiché Turan aveva predetto la sua situazione, manda Idris a casa sua per controllarlo. Raggiungerà la signora Nevin all'ultimo momento. Idris Nevin porterà la signora all'ospedale. Leila andrà a trovare la signora Nevin in ospedale. Lì incontrerà Kenan. La signora Nevin dirà a Leila che Kenan la ama moltissimo. Ma Leila dirà che Kenan ha ingannato tutti come lui. Leila vedrà Idris in ospedale. Come risultato delle sue ricerche, capirà che Idris ha portato la signora Nevin in ospedale. Leila, Turan chiederà al pubblico ministero quale sia il suo legame con Idris. Ma Turan, il pubblico ministero, avrà difficoltà a rispondere a questa domanda. Questo non passerà inosservato a Leila. Puoi supportarmi esprimendo i tuoi pensieri su questo argomento nei commenti. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare il pulsante di notifica. Arrivederci!